tutti, sono Camilla e benvenuti in questo nuovo video. Mi rendo conto che è un secolo che non registro un video dove sono io che parlo. Facciamo un passo indietro. Dove sono? Non sono emigrata in nessun altro paese estero ancora, ma semplicemente mi sono trasferita perché ho iniziato l'università. Attualmente sono a Roma. Mi sono iscritta alla Sapienza e frequento il corso di comunicazione, tecnologie e culture digitali, che mi piace tantissimo. Sono, risiedo in pratica in un campus che si trova a Tor Vergata, si chiama Campus X, e niente, questa è la mia stanza, quindi ecco dove sono adesso. Non sono andata via, semplicemente non sono più a casa perché sono a Roma, adesso sono a questo campus. Torniamo al nostro discorso. Lo scopo per cui faccio questo video e perché ho ripreso a fare video dove mi registro dopo tanto tempo è perché tra il tempo che è passato, tra l'ultimo video in cui ho parlato io e oggi, diciamo, ho pubblicato più che altro video dei miei viaggi, di dove sono andata e tutti i miei amici, conoscenti, persone di famiglia o comunque nuovi ragazzi che ho conosciuto all'università mi ha fatto sempre una grandissima e sola domanda, ovvero come viaggiare low cost? Come viaggiare low cost? Come viaggiare low cost penso sia il dilemma di tutte le persone al mondo, ma in particolare delle persone a cui piace viaggiare. Non è nessun trucco magico al mondo su come faccio a viaggiare low cost, volevo semplicemente rispondere una volta per tutte a questa domanda, così insomma evito di raccontare ogni volta passo passo quello che faccio quando devo prenotare un viaggio e cerco comunque di non spendere tanto. Partirò direttamente dall'iter, dalla procedura che io seguo ogni volta che mi va di fare un viaggio, partendo dal fatto che quando si tratta di fare un viaggio ovviamente scelgo dei periodi in cui non vado all'università o comunque non sono in sessione, non sono sotto esame, non devo studiare talmente troppo. Comunque se devo viaggiare cerco di anticipare prima quello che devo studiare in modo che poi non mi trovo niente arretrato durante il tempo che viaggio. Parto subito col dire che quando devo fare un viaggio di solito non scelgo mai la meta dove devo andare. Questo per un semplice motivo, perché se ogni volta scegliessi la meta dove devo andare al mio viaggio, se cerco un volo in particolare, i voli potrebbero costare tanto. Quindi, partendo dal volo, che è la prima cosa che compro di solito, mi affido sempre al caso. Per cercare un volo come faccio? Di solito il primo sito che consulto in assoluto è Ryanair. Non perché io ami particolarmente Ryanair, perché ovviamente so benissimo che c'è di meglio, c'è di peggio, però insomma Ryanair è quella che di solito dà più offerte comunque abbordabili, o perlomeno l'unica compagnia fino ad adesso con la quale ho trovato voli davvero a prezzi bassissimi. Per farvi un esempio, quando sono andata in Germania, se avete visto il mio ultimo vlog, ho pagato il volo di andata 5 euro e il volo di ritorno 20. Quindi non scelgo la destinazione, ma vedo le offerte di Ryanair. Quindi vado sul sito di Ryanair, cerco quali sono le offerte in quel particolare periodo, cerco di darmi non delle date specifiche ma bensì un ventaglio di date, cerco comunque di adattare le mie esigenze a quello che Ryanair mi offre. Quindi cercando su Ryanair l'offerta più o meno in quei giorni trovo la città dove devo andare. Oltre a Ryanair di solito vedo anche su Wizz Air. Ryanair è ottima ovviamente per andare in Europa, specialmente in Europa del Nord, mentre ad esempio Wizz Air è molto conveniente per andare in Est Europa. Prima di fare qualsiasi cosa consulto Ryanair perché è probabile che comunque al di là di tutto abbia prezzi più economici. Quindi dopo aver prenotato il volo, ovviamente con un po' di anticipo, cioè non lo prenoto 3 giorni prima, lo prenoto 1 mese e mezzo prima, 2 mesi prima, anche se ciò non toglie che, come è successo a Natale, può capitare che alcune offerte rimangano all'ultimo. Quindi ad esempio il volo di Natale l'ho comprato qualcosa come 3 settimane prima, 20 giorni prima, quindi è normale che in quel caso l'offerta c'è poco prima del momento del viaggio perché i prezzi si abbassano. Comunque una cosa che consiglio è, se si ha intenzione di fare un viaggio, di guardare spesso, di consultare spesso il sito di Ryanair, perché le offerte cambiano e i prezzi variano anche giorno per giorno. Quindi conviene consultare spesso il sito, vedere quali offerte ci sono, per quali giorni ci sono, cercare di adattare le proprie esigenze all'offerta di Ryanair e soprattutto affidarsi al caso. Ah, devo fare un appunto comunque: purtroppo quando adesso si compra il volo su Ryanair o Wizz Air bisogna sempre tenere in conto che c'è da aggiungere la tassazione sul bagaglio a mano, sono dalle 6 alle 8 euro all'andata e dalle 6 alle 8 euro al ritorno.
Poi, dopo aver prenotato il volo, prenoto, diciamo, l'alloggio dove starò. Di solito, quando devo scegliere l'alloggio, cioè di solito sempre, vado su Airbnb. Airbnb è un'app che a me piace tantissimo. Per ogni città dove si va, si può cercare il tipo di alloggio che si vuole, che può essere da un appartamento per 5 persone a una camera per 2 persone, all'interno della città dove si va nel periodo in cui si va. Ovvero, ad esempio, se io voglio andare, non lo so, a Sofia, come mi è successo, cerco un alloggio per 2 persone, inserisco le date, inserisco il range di prezzo che voglio spendere e escono tutti i tipi di soluzioni degli alloggi che ci sono all'interno della città. Qual è il vantaggio di Airbnb rispetto ad Estr? Che Airbnb ti dà la possibilità di comprare degli alloggi che sono di persone, ovvero di privati, che ti affittano la loro casa, la loro stanza, il loro appartamento per le 2, 3, 4, 5, 7 notti per cui uno deve stare. Ovviamente i prezzi sono molto bassi rispetto a tutte le altre soluzioni di hotel che ho trovato nella mia vita, però ovviamente si deve fare i conti che sono case di persone o addirittura stanze di persone. Ovviamente pagando molto poco, perché si tratta di pagare davvero poco, secondo me è molto conveniente, perché oltre al fatto di interagire con persone locali, quindi avere anche un rapporto, diciamo, culturale con la persona di, diciamo, nativa di quel posto, si riesce anche ad avere un servizio ottimale, perché alla fine si è in casa di una persona e si riesce a spendere molto poco. Ovviamente per fare questo ci si deve adattare, perché si sta andando comunque in casa di un'altra persona, non si va in un hotel, sono delle persone che affittano la loro casa. Quindi ovviamente bagno in comune, bisogna stare con quella persona, bisogna rispettare gli orari, bisogna rispettare il fatto che la cucina sia in comune, che gli ambienti siano in comune. Però se stiamo parlando di viaggi low cost, purtroppo bisogna sacrificare un po' di qualità per risparmiare, magari per spendere in qualcos'altro. Quindi assolutamente consiglio di vedere su Airbnb e quindi di prenotare con largo anticipo e specialmente possibilità che Airbnb offre di parlare direttamente con l'host, ovvero con la persona che ti andrà ad ospitare. Tutte queste funzionalità che Airbnb offre attraverso la sua app, perché ti dà la possibilità di un pagamento sicuro, perché passa direttamente attraverso l'app, e di una messaggistica sicura, perché si messaggia soltanto attraverso l'app. Io mi sono sempre trovata benissimo con Airbnb. Questo non è un video sponsorizzato, ma è semplicemente la mia esperienza. Ho sempre frequentato degli alloggi che comunque sono stati sempre all'altezza delle aspettative, oltre che stare da persone meravigliose che sono sempre comportate in maniera super dignitosa con me o con chi viaggiava con me, insomma. Quindi, dopo aver prenotato il volo e l'alloggio, che sono le cose, diciamo, principali per chi deve viaggiare all'estero, tutto il resto dello svolgimento del viaggio ovviamente cerca di stare sempre on budget, ovvero avendo risparmiato, diciamo, i soldi sia sul volo che sull'alloggio, sicuramente non negherò a me stessa di andare a vedere dei musei o delle attrazioni che mi piacciono, anche perché, tra l'altro, essendo studente, moltissime, se non tutte le città offrono degli sconti per studenti o eventualmente per famiglie. Quindi, diciamo, i musei sono per la maggior parte con lo sconto studenti, come adesso quasi tutte le attrazioni. Per quanto riguarda il cibo, cerco sempre di mantenermi ovviamente low cost, cerco di non andare ai ristoranti super di lusso, ovviamente, ma magari preferisco mangiare, che ne so, un po' più tipico in un posto un po' più piccolo, o se sto spendendo troppo me ne vado a mangiare dal kebab bar o dal ristorante asiatico, dal fast food che vende le cosette asiatiche nel centro commerciale, o anche per esempio le persone che vendono, non lo so, dei panini tipici, delle cose in mezzo alla strada, ad esempio con quelle sorte di bancarelle. In quel modo si mangia qualcosa di tipico, ma allo stesso tempo si risparmia. Cerco in linea di massima di evitare comunque ristoranti o cose di lusso, e per quanto ci riesco cerco anche di evitare McDonald's o roba del genere, perché sicuramente non aiutano alla salute, però magari allo stesso prezzo si può trovare tanto altro, dipende ovviamente dalla città che si va, ma si può trovare tanto altro ugualmente economico, ma sicuramente più tipico, più buono, più genuino, o eventualmente, se proprio non riesco, insomma, per una volta si va e non ci si può fare niente, stiamo parlando di low cost, quindi inevitabilmente l'argomento McDonald's esce. Dico McDonald's come qualsiasi altro fast food di queste catene, diciamo, multinazionali. Se posso evitare, evito, però ovviamente se proprio non riesco, un panino ci sta e non fa niente, insomma.
Inoltre devo aggiungere che di solito quando faccio un viaggio cerco sempre di pianificare prima i posti dove devo andare, cioè non vado a fare il viaggio a scatola chiusa, ma di solito compro sempre, anzi di solito lo fa il mio ragazzo, però eventualmente se non lo fa lui lo faccio anch'io, di vedere su internet o di comprare una guida cartacea, perché la guida cartacea ti dà direttamente l'itinerario, ti dice tutti i possibili posti da vedere e ti fa vedere, diciamo, sulla mappa dove sono collocati i posti, in modo che già prima di andare di partire, diciamo, possiamo stabilirci un itinerario, possiamo vedere dove andare, quanto conviene stare in centro, quanto conviene allontanarsi, tutte queste cose qui. Quanto al fatto di spostarsi, io mi sono trovata anche benissimo con un'app che si chiama City Mapper, che attualmente uso anche per girare a Roma, perché mi aiuta tantissimo, che riesce, oltre a col GPS farti capire ovviamente dove sei e farti capire le cose che ci sono vicino, riesce a darti tutti gli orari in tempo reale dei mezzi pubblici, quindi in qualsiasi posto della città non si trova, City Mapper riesce a dirti quali sono le fermate intorno a te, a che ora arrivano i pullman, tutto in tempo reale, soprattutto a quasi tutte le città, penso, schedate all'interno di un database, perché per ogni volta bisogna selezionare la città, o comunque si mette dal proprio punto di partenza a un qualsiasi punto della città e ti offre tutte le soluzioni a livello di mezzi pubblici, eventualmente di come arrivarci a piedi, ti dà il tempo di percorrenza e soprattutto ti dà in tempo reale gli aggiornamenti dei mezzi, dove si trovano, quando arrivano, eccetera eccetera. Quindi consiglio ovviamente di scaricarla, perché per me è un salvavita quando mi rientro nelle città. Prima lo facevo con le cartine, adesso lo faccio con City Mapper. E l'ultimo appunto che vorrei fare a questo video riguarda una descrizione generale delle destinazioni dove si va, perché quando si parla di viaggi low cost ovviamente sappiamo benissimo che non tutti i posti hanno la definizione di low cost. Una cosa è andare in Svezia, una cosa è andare in Bulgaria. Stiamo parlando ovviamente di standard di vita molto diversi, perché è normale che i paesi dell'est, per una serie di circostanze interne, politiche, storiche, culturali, si trovano ad avere comunque monete che valgono di meno, o comunque ad avere il vantaggio per noi italiani che quando andiamo lì, diciamo, in quei paesi, riusciamo a pagare tutto a cifre molto molto basse, specialmente nei paesi dell'est, come ad esempio, non lo so, Bulgaria, Romania, Albania. Sono dei paesi in cui davvero si può spendere pochissimo, ci si può permettere anche uno standard più elevato, non lo so, di cibo, di alloggio, spendendo davvero davvero poco, perché sono paesi in cui le monete nel cambio con l'euro vanno a perdere e quindi le cose costano molto di meno. Diverso è ad esempio per i paesi del nord, che è l'esempio classico, riguardo l'Europa, dei paesi che costano molto di più. È normale che se in Bulgaria con 10 euro riesco a mangiare al centro della strada principale con una cena abbastanza elevata, probabilmente a Berlino o in qualsiasi altra città, in particolare dell'Europa del Nord, con 10 euro riesco a prendere molto di meno. Quindi è normale che stiamo parlando di standard diversi. E in particolare nell'Europa del Nord, quindi più si sale più costano, bisogna partire con l'idea che si andrà a fare un viaggio dove le cose costeranno di più. Stavo montando il video quando mi sono resa conto che non avevo registrato la parte finale, quindi adesso se l'inquadratura e la luce sono diverse è per questa motivazione. Io comunque spero di esservi stata utile, spero che i miei consigli abbiano risolto le domande, spero di aver aiutato chiunque è incuriosito, diciamo, da questo fatto del viaggio low cost. Se avete qualche altro consiglio ovviamente sono i benvenuti, se avete qualche altro dubbio da chiedermi in privato nei commenti rispondo assolutamente, e spero di esservi stata d'aiuto. Ci vediamo nel prossimo video, spero il più vicino possibile. Da Camilla è tutto, un bacione, a presto!